Amici, amici appassionati di moto mondiale, un altro ospite eccezionale a Moto Festival. Moto Festival esclusiva di Moto.it, Aleix Espargaró. Ciao. Tanto, come si dice esattamente? Perché io lo dico male, no, Aleix. L'ho detto bene, bene, bene. Espargaró, sì, perfetto. Grandissimo. Allora, io voglio partire questa intervista, la Giovanna mi odierà, da questa cosa, che è una storia che hai fatto su Instagram, non so come si chiama, no? Allora, c'è questa foto e questa foto. La prima foto è l'ultimo GP dell'anno, la seconda foto del primo GP dell'anno. Tutta la stagione. In mezzo ci sono 5 podi, una vittoria, 2 pole, 212 punti, quarto in classifica finale e poi tutta un'altra cosa. È bellissima, Aleix, sì. Giusto? Sì, sono contento. Devo dire che dopo Valencia è rimasto molto deluso, molto triste. Però quando ho passato tutto quello, dopo 3-4 giorni che riesci a un po' a staccare la spina e a vederlo tutto da lontano, analizzare la stagione, devi essere molto orgoglioso da quello che abbiamo fatto quest'anno. Sono d'accordo. Voto ad Aleix Espargaró, che voto ti dai per la stagione? Io mi darei un 8,5. Io anche 9. E voto all'Aprilia? Uguale, per me è giusto, io ho cresciuto insieme all'Aprilia. Quando è arrivato io non era così forte 5 anni fa, neanche l'Aprilia. Abbiamo cresciuto insieme, stesso livello, perciò gli darò un 8,5. Allora, siamo naturalmente allo stand Aprilia del Salone di Milano. Guardate quanta gente che c'è. Allora, io ho finito la stagione che ero un po' demoralizzato, insomma. Poi sono venuto qui e vedo questo entusiasmo per la moto, questa passione. È bella, è contagiosa. È bello. Poi io è venuto ogni anno e mi ricordo soprattutto gli ultimi periodi con il Covid che non c'era tanta gente. Questo è bellissimo, è una festa per la moto. Poi per me arriva in un momento giustissimo, che quando la stagione ha finito, che i piloti, i marchi, tutti siamo molto rilassati e poi vedere tutto il pubblico, tutti i fan, è veramente bello. Hai molti più fans di prima, secondo te, in Italia? Uno prima ha detto ho tifato per te fino all'ultima gara. Lui ha detto così, hai più fans adesso? Sì, si sente molto. Poi una cosa molto bella è parlando un po' con tutti i distributori di Aprilia quando andiamo in giro al mondo, soprattutto ad esempio in Asia, hanno detto che con la stagione che abbiamo fatto hanno assalito le vendite di moto, il brand Aprilia. Questo è un onore enorme, vieni qua, vedi tanti cappellini del 41 di Aprilia, questo è veramente bello. Fa strano, eh? Sì. Adesso c'è una cosa che mi ha colpito nell'ultima gara di Valencia, una tua dichiarazione, hai detto faccio tutte le cose e poi per 2 settimane mangio quello che voglio. Esattamente. Perché la dieta è durissima? Per me sì, per me che sono uno dei più alti del campionato, io faccio un sforzo enorme, faccio tantissimo, basicamente mi alleno solo di cardio e poi faccio una dieta, soprattutto mangio molta proteina, pochi carboidrati. Non è facile trovare il bilancio, ma io provo a stare sempre a 65 kg, che per uno di 1,80 è veramente tirato, e adesso queste 2 settimane mangio tutto, dormo, perché il corpo gli va molto bene prendere 4-5 kg, che dopo a febbraio devono sparire ancora, un'altra volta. Ma il ciclismo è un allenamento fondamentale per te, anche psicologico, non solo fisico, giusto? Hai detto molto bene, a livello fisico mi aiuta molto, molto, perché le gare di moto mi aiuta a essere alto di cuore allenandomi con la bicicletta, anche per il peso, però è anche una via di fuga per pensare, per stare da solo, e a me mi aiuta molto la bici. Ma è vero che tu potresti essere anche un professionista della bicicletta? Magari. Di la verità, dai, puoi dirlo. No, è vero però. Sì, cioè 2 anni fa quando non era convinto da rinnovare con l'Aprilia ci ho pensato veramente da provarci. La bici vuole molto tempo e oggi i professionisti fanno tutte le giornate 5 ore, non smette neanche un giorno, e poi girando al mondo come giriamo noi per le corse di moto è difficile, però il livello che ho non è male. Ma quanti chilometri all'anno fai in bici? Intorno a 14.000. Più che in moto, no? No, non sarei molto lontano. Siamo lì. Senti, allora, questa è una novità assoluta della Moto Guzzi, la prima Moto Guzzi con il raffreddamento a liquido, vabbè, tutte le robe tecniche non le so, ma tu moto da strada la usi? Io la uso poco, la moto da strada, una Vespa, e delle volte vado a mangiare con la mia moglie, ma la uso poco. Poi dove abito io fa molto freddo, perciò meglio la macchina. Però insomma è bella, questa qua cos'è? Ha le ali che si alzano? Sì, questa ha un'ali che si alzano, è un po'.
cioè, per fargli onore alla Marina, hanno fatto questa edizione, per me è bellissima, è molto bella, come parlavamo prima, molto carattere questa moto. Esatto. A me è una molta classe. Ne hai già chiesto? Ne hai già chiesto una in uso? Ne hai chiesto una, non questa, una V7 che mi piace molto, vediamo se Papà Noel me la porta, se è stato bravo quest'anno o no. Senti, compiti delle vacanze di Aleix Espargaró, a parte rilassarsi adesso, poi per essere ancora più competitivo l'anno prossimo. Bisogna fare? Bisogna staccare la spina, stare con la mia famiglia, che sapete che per me è molto importante. Me ne andrò un paio di settimane a Africa a vedere gli animali con loro. Spero tornare carico. E tutto quello che abbiamo imparato quest'anno spero di poter usarlo l'anno prossimo. Allora, io ringrazio tantissimo Aleix Espargaró, è uno di quelli con cui si parla con grande piacere. Ed è anche uno che mi ha cazziato perché gli avevo dato solo. Vabbè, avevi ragione alla fine, però in quel momento lì era, dopo il podium di Aragon ti hai spaventato, ho detto, forse l'hai dato un poco troppo. Grazie di tutto. Ciao.